Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. A tutti gli amici in ascolto un saluto da Roberto Dalla Bella e bentrovati a Zona Sport. La puntata di oggi è dedicata al college basket, cioè la pallacanestro giocata a livello universitario negli Stati Uniti. Forse non tutti lo sanno, ma in questo paese lo sport giovanile è molto diverso da come lo intendiamo noi. Qui infatti va di pari passo con il mondo della scuola e dell'università. Per questo è nata la NCAA, una federazione che riunisce tutti gli atenei e organizza i campionati nazionali di ciascuna disciplina. Il basket è ovviamente uno dei più seguiti, visto che si tratta di uno degli sport preferiti dagli americani insieme al football. In collegamento via Skype c'è Riccardo Fois, che lavora nello staff tecnico della squadra di basket maschile della Gonzaga University, che ho contattato per conoscere meglio questa realtà. Ciao e benvenuto. Ciao a tutti. Il college basket è un mondo incredibile che negli Stati Uniti ha milioni di appassionati, ma in Italia è ancora poco noto. Visto che tu lo conosci da vicino, come lo definiresti? Il college basket è la parte più passionale dello sport americano, insieme col college football, ed è l'unico evento sport americano che si può un po' paragonare a come viviamo lo sport noi in Europa, perché veramente la fede di ogni persona sportiva viene incarnata più dall'università che li rappresenta che piuttosto da una franchigia professionistica. Quindi tutta questa passione deriva con non solo l'evento in se stesso, ma tutto il contorno che si crea, che è poi la parte più bella del college basket: gli studenti, gli ex alunni, i professori, tutta una serie di persone che fanno sì e danno vita al mondo del college basket. Negli Stati Uniti c'è una filosofia molto particolare per quanto riguarda lo sport giovanile. La NCAA in pratica si basa su studenti e atleti, per cui l'università è un passaggio verso la carriera agonistica. Quali sono, Riccardo, le differenze principali rispetto al sistema italiano in positivo e in negativo? La differenza principale è che non vieni pagato e quindi tutto quello che fai comunque a livello di college lo fai per la tua scuola, per la tua carriera, tra parentesi, quindi c'è self-motivation da parte dei giocatori nel coltivare un sogno e allenarsi per un sogno, che è quello di giocare poi in NBA o NFL o qualunque sia lo sport. D'altra parte è anche vero che il modo in cui i giocatori vengono trattati nell'università è praticamente professionistico, nel senso che comunque noi abbiamo practice facility di livello NBA, viaggiamo con l'aereo privato, i giocatori sono seguiti da una struttura sanitaria, da una struttura di allenatori di 8, 9, 10 persone per università, che quindi aiutano gli studenti atleti, come li chiamano qui, a dare il meglio di se stessi anche all'università, perché comunque sono seguiti da tutor, devono andare a tutte le lezioni, quindi è un programma fatto apposta per il loro successo. Poi è chiaro che ci sono delle incongruenze, soprattutto a livello etico, perché molte delle scuole, soprattutto nelle Power 5 Conference, dove anche il football è enorme, ci sono delle scuole che guadagnano 400, 500, se non 600 milioni di dollari l'anno in diritti TV e agli studenti danno zero. Non è una cosa molto positiva, se vogliamo dirla tutta. La grande controversia in NCAA è quella. Però se uno pensa a quello che ti dà un'università in termini di valori, di indirizzo sociale, una laurea e oltre alla possibilità di allenarti a livello altissimo, di seguirti in tutto e per tutto, è chiaro che ci sono dei vantaggi secondo me enormi nel fare sport a livello collegiale negli Stati Uniti piuttosto che fare la convivenza sport-scuola in Italia, ma anche solo sport. Tanto è vero che al di là dei grandi sport come può essere il basket, football, hockey, tutti gli sport minori, se tu vai a vedere chi vince le medaglie alle Olimpiadi atletica leggera piuttosto che tuffi, nuoto, si trova un gran numero di atleti che vanno ancora all'università o che comunque si allenano ancora nelle strutture universitarie. Questo per dare l'idea di che tipo di strutture stiamo parlando. Riccardo, tu attualmente sei assistente allenatore della squadra di basket maschile della Gonzaga University. Com'è iniziata la tua avventura nel college basket e di cosa ti occupi di preciso? Io sono cresciuto a Olbia con Gigi D'Atome, quindi non esattamente la culla del basket italiano. Quando ho cominciato a giocare, a un certo punto mi sono reso conto che comunque non ero forte abbastanza per giocare al livello dove volevo giocare io, soprattutto quando hai amici che giocano in Eurolega, in NBA, è facile accorgersene. Comunque ho fatto l'università negli Stati Uniti e volevo mantenere la mia vita all'interno del mondo del basket e mi piaceva allenare fino a quando ero giovane, e questa idea di andare al college, di essere tra parentesi il primo, perché comunque non ci sono tanti assistenti allenatori stranieri né coach stranieri, soprattutto al college,
e neanche in NBA, se per quello. Mi piaceva questa idea, quindi sono tornato all'università a Pepperdine, a Los Angeles, Malibu, dove ho fatto la mia laurea e ho cominciato lì a allenare. E poi una serie di incredibili casi della vita hanno voluto che incontrassi uno degli assistenti allenatori qui di Gonzaga, ed essendo Gonzaga una squadra di basket che si fonda molto su giocatori internazionali, una cultura molto simile a quella che per esempio dei San Antonio Spurs, di non importa dove vengono, basta che siano bravi ragazzi e sappiano giocare a basket, ho trovato l'ambiente perfetto, forse per le mie qualità in questo momento della mia vita. E le cose che faccio adesso come assistente variano, ci sono da fare scout per le partite che giochiamo, si prepara lo scout sia con filmati dei giocatori, filmati come giocano, durante il periodo non della scuola si preparano filmati per sviluppare i giocatori, si fa lavoro individuale, si recluta, quindi si guardano partite di altri giocatori per reclutare per i prossimi anni. Diciamo che dal punto di vista proprio dell'allenare college basket ci sono molte più cose da fare piuttosto che un allenatore professionistico NBA, piuttosto che in Europa, perché è un lavoro che dura 12 mesi, puoi solo contare sui tuoi ragazzi, non è che puoi dire vabbè andiamo a firmare quel giocatore lì. Il modo per migliorare è tuo sophomore, che sono i ragazzi al secondo anno, al terzo anno deve essere più forte. È un lavoro a 360 gradi, da psicologo a allenatore, piuttosto che fare dati, statistiche o video. La Gonzaga University è stata fondata a fine 800 e prende il nome da San Luigi Gonzaga, che tra l'altro qui a Mantova conosciamo molto bene, visto che apparteneva alla casata che governò la città per secoli. Parlaci un po' di questa realtà, Riccardo. È una cosa strana, secondo me è un altro di questi casi della vita, perché io mi ricordo quando ero un ragazzino e giocavo a Olbia così e guardavo le partite su Sky, forse all'epoca non era neanche Sky, forse era ancora Telepiù, e guardavo Gonzaga contro San Diego. Mi era sempre rimasto questo nome italiano di Gonzaga, che poi l'università mandò John Stockton, quindi c'era un minimo di tradizione cestistica. Quando sono arrivato qui ho scoperto tutta la storia di Gonzaga, che effettivamente non solo Gonzaga è stata fondata da un prete gesuita italiano, ma la stessa città di Spokane è stata fondata da un italiano. Quindi ci sono tante piccole connessioni con l'Italia che non avrei mai pensato, no, di realizzare, invece succede nella vita. Riccardo, il fascino del college basket è dovuto anche al forte attaccamento degli studenti alla squadra della loro università. Raccontaci com'è l'atmosfera negli atenei durante le partite. Posso raccontarti la nostra più che delle altre. Da nostra è folle, nel senso che da 19 anni che il nostro palazzetto è sempre sold out ogni partita, sono 6.000 posti. Praticamente a noi funziona così: partita il sabato, la domenica prima tutti gli studenti che vogliono il biglietto devono presentarsi per le 7 di sera per prendere il biglietto, per attivare praticamente la loro carta. Ovviamente siccome la gente vuole essere il primo a prenderlo si crea una fila, quindi dalla domenica mattina c'è la fila per entrare a prende sto biglietto che ha preso alle 7 di sera. Una volta che il biglietto però non finisce lì, perché il biglietto è senza posto per gli studenti. Quindi il nostro gruppo ultra, student section, manda un tweet che dice in che parte del campus verranno dati i numeri delle tende. Quindi gli studenti sprintano verso questo posto a caso il martedì, prendono il numero delle tende e il giovedì, cioè due giorni prima della partita, costruiscono quella che si chiama Tent Cities, che è un gruppo di 100-150 tende con tutti gli studenti, 4-6 studenti dentro ogni tenda, e stanno lì due giorni prima della partita. E poi ovviamente puoi immaginarti studenti universitari 18-20 anni col freddo, perché comunque neve fuori, pioggia, cioè per loro non cambia nulla, quindi alcol, feste, tutto quello che puoi immaginare. Quando arriva la partita si fiondano finalmente al caldo, probabilmente a metà ubriachi, ed è il momento più rilevante non solo da noi, non solo dell'università, ma proprio della città. Ed è la stessa cosa se uno guarda, pensa a Duke, se uno pensa a Kansas, molte di queste grandi università con un grande tifo, non solo la partita è l'evento più importante della scuola, ma è proprio dell'intera città. Quando si parla di college basket si pensa subito alla March Madness, la follia di marzo, il torneo a eliminazione diretta che assegna il titolo nazionale. Cosa significa per un'università vincere il campionato? Innanzitutto significa avere una bella fortuna, perché è un torneo come pochi altri nel mondo sportivo, forse paragonabile alla Coppa del Mondo di calcio, nel senso che comunque sono 64 squadre e tu devi vincere 6 partite, tutte punto a punto, tutte dove un errore arbitrale può deciderla, dove un
infortunio, può deciderla contro squadre del tuo livello. È un po' un ternallotto, è un'esperienza bellissima March Madness, perché comunque l'NCAA ti tratta coi guanti negli spostamenti, negli hotel, giochi in arene NBA strapiene, ti guardano milioni e milioni di persone in TV in tutto il mondo, che per dei ragazzini di 18-20 anni secondo me è una parte molto importante della loro crescita come giocatori, che per esempio manca ai 18-20 italiani. È chiaro che vincere la March Madness praticamente è l'unica cosa che si ricorda, però è anche vero che per esempio tutte le squadre, anche noi, giochi un torneo della conference e poi solo una vince la March Madness, quindi è vero che un buon 60% di una stagione incredibile vincere la March Madness, però se già vinci la tua conference e vinci il tuo torneo, prima o poi succede di vincerla. A noi ancora non è successo, però spero che quest'anno possiamo cambiarlo. Riccardo, per concludere, Gonzaga University è una presenza fissa del torneo, anche se non si è mai qualificata all'ultimo atto, le Final Four. Quest'anno però siete partiti alla grande. La squadra, secondo te, ha le carte in regola per arrivare fino alla fine? Sì, assolutamente. Penso che le carte in regola le abbiamo già da 4-5 anni. Ci vuole sicuramente un po' più di fortuna, magari l'anno scorso ci è mancata, o negli incroci delle squadre con cui vai a giocare. Penso che sia l'obiettivo principale, non solo andare alle Final Four, ma vincere tutto. Non penso sia un'ossessione, nel senso che uno può solo giocare un gran bel basket lavorando con persone con cui ha stima e ha un bel rapporto ed è piacevole andare a lavorare, però è chiaro che vincere darebbe tutto un altro senso alla stagione. Abbiamo tanti senior, cioè ragazzi all'ultimo anno con esperienza, siamo partiti facendo bene nelle partite che dovevamo far bene, però mancano ancora 2 mesi, quindi è difficile adesso dirti esattamente come finirà. Spero che senza infortuni e con un po' di fortuna possiamo rifare sta telefonata ad aprile parlando delle prime Final Four di Gonzaga. Va bene Riccardo, allora incrociamo le dita per i Bulldogs e grazie per essere stato a Zona Sport. Grazie a te Roberto, un saluto a tutti. E anche per oggi Zona Sport finisce qui. Se volete seguire Radio Lag in Blu sui social, potete farlo attraverso le nostre pagine ufficiali su Facebook e Twitter. Basta mettere mi piace o diventare follower per essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Da Roberto Dalla Bella grazie per l'ascolto e a risentirci con la prossima puntata.